Buongiorno, come stai? Spero bene. Oggi argomento succoso. Una settimana fa, come ogni tanto accade, è emerso quasi dal nulla un dipinto che è passato quasi in un attimo dalle stalle dell'anonimato completo a un'improvvisa fama mediatica. E questo a causa, come succede sempre, di una nuova attribuzione proposta, nuova di zecca. Quando ovviamente il nuovo autore proposto per l'opera è un nome di grido, in qualche modo. In questo caso stiamo parlando di Caravaggio. A un'asta di Madrid stava per essere battuta un'opera, un Ecce Homo, in cattivo stato di conservazione, attribuito a uno spagnolo, José da Ribera, detto lo Spagnoletto, uno dei caravaggeschi spagnoli più importanti, ma tutto è stato fermato completamente perché c'è chi pensa fortemente che questa opera sia di Caravaggio e non solo, che sia un'opera documentata di Caravaggio, su cui esistono testimonianze. Tutto bello, tutto fantastico, se non fosse che quest'opera, ahimè, ha un gemello. E qui casca l'asino, perché quando dico che c'è documentazione che attesta che Michelangelo Merisi da Caravaggio ha effettivamente eseguito un Ecce Homo, questo spazio attributivo era già stato riempito da un'opera e mi sento un po' chiamata in causa in prima persona perché l'Ecce Homo di Caravaggio attualmente attribuito si trova a Genova, nella mia città, nel museo di Palazzo Bianco, è uno dei pezzi forti della collezione. Ve lo faccio vedere, eccolo qui. Quindi mi ritrovo in una situazione particolare perché io ci ho passato tante ore a guardare questo presunto Caravaggio, che è totalmente diverso che vedere un'immagine riprodotta su una rivista o su un monitor di un computer. Questo dipinto io lo conosco da vicino, mentre l'altro lo conosco solo da brutte fotografie, quindi anche volendo non potrei mettermi a fare un paragone tra le due. A quel punto uno potrebbe chiedere: vabbè, ma che problema c'è? Scusa, anche se fossero due Ecce Homo di Caravaggio, non potrebbe averli dipinti entrambi? Sì, è possibile, non sarebbe la prima volta che apparentemente Caravaggio realizza la stessa iconografia più di una volta, anche per banali situazioni che si venivano a creare. Lui era un artista di successo, se una sua opera aveva un forte richiamo, era facile che un altro committente dicesse: Caravaggio, me ne fai uno anche a me, magari cambiando qualcosa, ma sempre con la stessa iconografia. È il caso, per esempio, di opere come La Buonaventura, che almeno a livello attributivo ha due versioni, apparentemente entrambe di Caravaggio. I problemi fondamentalmente in questo caso sono due, ovvero esiste un'ampia documentazione su uno specifico Ecce Homo di Caravaggio, il che significa che sicuramente Caravaggio ne ha fatto uno e che a quel punto o è quello di Genova o è quello di Madrid o non è nessuno di questi due ed è andato perso. Comunque, se vogliamo ricostruire la storia di quell'Ecce Homo, dobbiamo per forza riempire quella casella con un dipinto. È per questo che in un certo senso un dipinto esclude l'altro eventualmente e sono un po' messi contro in questo momento. In più, questa documentazione è abbastanza problematica di per se stessa e è stata soggetta a interpretazioni completamente diverse. Di fatto, quello che sembriamo sapere è che Caravaggio avrebbe partecipato a un concorso per artisti, come ce ne sono ancora oggi, una commissione ufficiale di un cardinale di nome Massimi. Questo concorso Massimi coinvolse tre artisti diversi, Caravaggio, il Cigoli e il Passignano. Apparentemente, così dice la leggenda, uno all'insaputa dell'altro, però vabbè. E il cardinale Massimi si riservava il diritto di far dipingere e completare un Ecce Homo a ciascuno dei tre artisti per poi acquistare quello che gli fosse piaciuto di più. Questa storia, però, è riportata nella versione più completa e conosciuta da un discendente di Cigoli, secondo la quale il suo antenato vinse la gara contro Caravaggio e quindi si vide comprare l'Ecce Homo. Ecce Homo che ancora esiste, a differenza di quello di Passignano che non conosciamo. Questo apre due scenari. Il primo è quello di rilevare che evidentemente Caravaggio
potrebbe aver dipinto un Ecce Homo, in quanto a dimensioni paragonabile a quello del Cigoli, si può ipotizzare. La seconda problematica che si apre è che importanza hanno le testimonianze nella storia dell'arte, quando fino alla contemporaneità gli artisti non erano soliti firmare quasi nessun'opera. Di Caravaggio abbiamo tutta una serie di opere che sono senz'altro sue e poi tutto un patrimonio di opere a lui attribuite per analisi varie, stilistiche o grazie a testimonianze scritte di cronachisti vari che magari avevano lasciato appuntato da qualche parte: è stata venduta opera X con iconografia Y a persona Z di mano W. Però, come dice il buon dottor House, tutti mentono, per cui noi non abbiamo la certezza matematica che tutto ciò che è registrato nelle nostre testimonianze di primo grado e secondo grado sia oro colato. Cioè, molto spesso noi ci dobbiamo affidare a testimonianze che sono parziali e lacunose e sono allo stesso tempo menzogne, può succedere. Perciò ci sono molti che hanno ipotizzato che questo nipote Cigoli a tutti gli effetti si stesse un po' autocelebrando, cioè non stesse raccontando la verità dei fatti, ma stesse un po' intortando la cosa, come era anche diffuso fare all'epoca. Pensiamo a Vasari, quanto ha romanzato le vite degli artisti, quanto ha caricato certi aspetti. Per cui noi prendiamo la storia di Cigoli così, senza però considerare che sia verbo inappellabile, ecco. Altra testimonianza molto importante scritta è quella di Giovanni Bellori, uno storico dell'arte che però era contemporaneo barra di poco successivo a Caravaggio, si presume che fosse molto informato su certi fatti, e lì si crea uno degli equivoci che ha creato più danno, perché Bellori parla di un Ecce Homo portato in Spagna, fa questo generico riferimento a un trasferimento dell'opera in Spagna, e c'è chi ha ipotizzato che, trattandosi di un periodo storico attorno al 1605-1610, nel frattempo era accaduto l'omicidio che aveva visto coinvolto Caravaggio, e quindi chi era proprietario dell'opera fosse interessato a liberarsene. Questo però testimonierebbe che comunque questo Ecce Homo fosse effettivamente del Cardinale Massimi, quindi tutta la storia del concorso in cui aveva scelto Cigoli qua viene un po' a cadere. Nel 1954 uno storico dell'arte invece nostro contemporaneo, Roberto Longhi, aveva ipotizzato che questo Ecce Homo sparito dai radar fosse la tela rinvenuta a Genova con l'Ecce Homo, appunto quella che vi ho mostrato all'inizio, che era rispuntata praticamente dalla classica soffitta, no, qua a Genova dopo la guerra, e si fece forte del fatto che in Sicilia sembrava a tutti gli effetti che esistessero delle opere chiaramente ispirate a questa, che quindi a un certo punto deve essere stata in Sicilia, secondo la teoria di Longhi. Per far collimare questa teoria, Longhi ipotizzò che quando Bellori dice che l'Ecce Homo andò in Spagna, non intendesse il territorio attualmente spagnolo, ma intendesse la Sicilia, che in quel momento era sotto il controllo della Spagna, a tutti gli effetti era parte del Regno di Spagna. In base a questa interpretazione e a molte altre analisi stilistiche e tecniche, l'Ecce Homo di Genova, pur tra detrattori che non sono mai tramontati, è stato ufficialmente attribuito a Caravaggio. Avendoci lavorato gomito a gomito, posso dire che è un dipinto molto bello, che ha effettivamente caratteristiche un po' dissimili dallo stile caravaggesco. Ci sono questi punti di luce abbastanza atipici per la sua arte, però effettivamente il gioco chiaroscurale, la bellezza di come è stato rappresentato Gesù e di come la luce lo investe, questo gioco di contrasto tra quanto è chiaro e luminoso Gesù e quanto invece è nero, scuro Ponzio Pilato, e questa costruzione triangolare dell'immagine, che è ovviamente quel Caravaggio di ascendenza leonardesca, sono tutte cose che possono far pendere la bilancia verso l'attribuzione caravaggesca. Il grosso problema quando si parla di Caravaggio è che però il suo stile così innovativo ebbe un'influenza gigantesca nell'arte della sua epoca, per cui lui ha avuto tantissimi, possiamo dire, proprio imitatori o comunque grandi artisti che si sono uniti alla sua scia. Se uno senza sapere niente vedesse
la Giuditta Oloferne di Artemisia Gentileschi e non conoscesse l'attribuzione, potrebbe di primo acchito così pensare che sia un Caravaggio, perché la lezione caravaggesca è stata talmente importante da sviluppare una serie infinita di seguaci in Italia e in Spagna. Questo complica tantissimo le cose, perché ogni volta che ci troviamo davanti a un dipinto anche molto pregevole, che però non è accertato dalla documentazione, da autografi che sia dell'autore, collocarlo come suo o di un suo seguace è particolarmente arduo, tanto che appunto se fosse vero il caso di Madrid sarebbe un dipinto che per secoli è stato considerato dello spagnoletto, di un seguace appunto. Il dipinto di Genova, anche prima del ritrovamento di questo altro Ecce Homo, suscitava molti dubbi negli studiosi, c'erano proprio due fazioni, una per il sì e una per il no. Se fosse vero che questo Ecce Homo spagnolo è quello di Caravaggio, significherebbe che Bellori intendeva proprio che fu portato in Spagna e quindi collimerebbe perfettamente, molto più della teoria siciliana effettivamente. L'asta a Madrid è stata bloccata di colpo perché il prezzo di questo dipinto, con queste voci che si rincorrevano, stava salendo esponenzialmente. Anche per il dipinto di Madrid si sono create delle fazioni, per esempio Spinoza, che è uno studioso di arte napoletana molto importante, è per il no, mentre il buon Sgarbi è invece della fazione del sì, pensa assolutamente che il dipinto di Madrid sia di Caravaggio e anzi ha cercato, dice lui, di comprarlo e portarlo in Italia prima che il prezzo diventasse inabbordabile. Come vi dicevo, io l'Ecce Homo di Genova lo conosco dal vivo, l'altro ho visto solo delle immagini, quindi è impossibile fare un paragone. L'unico aspetto su cui ci si può esprimere è proprio il modo in cui viene impostata la scena. In qualche modo i due dipinti sembrano imparentati per come sono composti. È molto interessante che nella versione di Genova la scena sia molto più in posa, passatemi il termine, molto più statica in un certo senso, e questo non necessariamente toglierebbe l'attribuzione caravaggesca. Lui ha fatto opere dipinte che sono quasi scultore, statuarie, delle pose teatrali, per esempio mi viene in mente il Davide con la testa di Golia, può essere avvicinabile a questa soluzione. I tre personaggi sono disposti appunto in questa sorta di triangolo di matrice leonardesca. Nel dipinto di Madrid la soluzione è estremamente originale perché abbiamo più o meno gli stessi tre personaggi, ovvero Gesù, Ponzio Pilato e questo terzo personaggio anonimo che sveste Gesù. La scena dell'Ecce Homo è quella in cui Ponzio Pilato espone il corpo martoriato di Cristo nella speranza che il popolo decida di graziarlo, cosa che poi, spoiler, non avverrà. Ma qua non abbiamo un triangolo prospettico, abbiamo una scena che si svolge in profondità di campo, profondamente scorciata, tanto che Ponzio Pilato, che è l'oggetto, chiamiamolo così, più vicino a noi, è veramente attaccato, cioè è quasi come se fosse schiacciato tra noi, la balaustra e Gesù, in secondo piano in profondità c'è Gesù, in terzo piano in profondità questa figura della guardia che lo sveste con questa espressione molto drammatica. Se fosse un Caravaggio questo lo avvicinerebbe a soluzioni molto più dinamiche della sua produzione, come per esempio la crocifissione di San Pietro, la Madonna dei Pellegrini, la deposizione, la conversione di San Matteo, tutte quelle scene che sono molto più basate su un movimento sincopato, su un punto di vista di scorcio, con una inquadratura drammatica e tutti i personaggi che hanno questa espressività profondamente coinvolta emozionalmente da quello che sta accadendo. Però appunto, al di là di rilevare con il poco che abbiamo che comunque fosse anche non di Caravaggio, questo dipinto ha una soluzione scenica veramente impattante, incredibile, non è in buone condizioni e ci vorranno anni e anni di analisi su più fronti per capirci qualcosa. Il dipinto sembrerebbe di una qualità molto alta, il che non toglie che possa essere di un falsario che l'ha fatto l'altro ieri, Si parla solo della soluzione visiva che può essere pensando che sia un eventuale dipinto del 600, ecco. Per arrivare a un'eventuale attribuzione ci vogliono analisi su più binari paralleli, analisi chimiche, proprio per vedere se i materiali usati per la pittura corrispondono a quelli di quell'epoca, analisi anche
più puntigliose su caratteristiche della pittura caravaggesca, nel senso che non possiamo proprio parlare di impronte digitali, ma ogni artista ha un suo modo unico di stendere il colore, il disegno, e quindi ovviamente gli specialisti studiosi di Caravaggio hanno la possibilità di avere un occhio diverso su questa cosa, però anche loro dovranno analizzare il dipinto da vicino quando sarà pronto per essere analizzato, rimuovendo anche eventuali strati pittorici dovuti a restauri, anche perché in Spagna hanno il restauro molto facile, ma questa è un'altra storia. Rilevare se ci sono opere in Italia che visivamente possano sembrare imitazioni di questa, insomma, sono tantissime le valutazioni da fare prima di poter dire sì, è un Caravaggio. Se si arrivasse a un'attribuzione, tra l'altro, questo non è che toglierebbe in automatico la palma di Caravaggio all'Opera di Genova. Bisognerebbe anche lì fare un'analisi separata che tenesse ovviamente conto anche di questo nuovo ritrovamento. Tenete anche conto, e questo lo diciamo inter nos, ma è una grande verità, che sempre di più, purtroppo, il rischio che vengano fatte attribuzioni forzose ad artisti di grido c'è e va evitato in tutti i modi, perché è ovvio che a un politico, a una giurisdizione cittadina, a una giunta comunale farebbe più che comodo avere un dipinto attribuito a Caravaggio ufficialmente. Questo inciderebbe in maniera netta sul turismo, sul numero di biglietti staccati nel museo, eccetera. Porta soldi un'attribuzione, per cui più c'è la spinta a forzare la mano in quella direzione, più gli specialisti devono mordere il freno, chiaramente, dire ok, so che vi piacerebbe tanto, però no, aspettiamo un secondo di esserne sicuri. E negli ultimi anni questo tipo di rischi sono stati un po' sfiorati, ecco. Negli ultimi anni c'è stato un caso molto eclatante di rischio che venisse forzata un'attribuzione di un'opera rediviva a un artista il più celebre in assoluto, e quasi per un pelo si è sventato questo rischio, per cui insomma occhio, bisogna sempre starci più attenti. Oppure il rischio di fare la fine di quello che è successo con Modigliani a più riprese, con le teste di Modigliani e con diversi dipinti, che di fronte a chiari falsi comunque si è rischiato di vederli esposti nei più grandi musei del mondo come se fossero di Modigliani. Al netto di tutti questi rischi, e quindi tenendo ben salda questa considerazione, comunque sono dei gialli molto interessanti le attribuzioni. Anche nei nostri musei ci sono diversi casi di opere la cui attribuzione non è documentata dai testi, ma ci si è arrivati tramite delle analisi di vario genere. Perché quando il gioco è equo, trasparente ed equilibrato, diventa particolarmente bello, perché in quel raro caso utopistico in cui l'attribuzione sia vera, sia corretta e sia veramente ritrovato a distanza di secoli un dipinto autografo, allora è meraviglioso, perché tutti i tasselli piano piano vanno al loro posto ed è un'emozione gigantesca. Bene, è tutto anche per oggi. Io vi mando un grosso nacio e quella vecchia crosta che avevi in soffitta e che secondo te potrebbe avere un valore inestimabile, sappi che no. Di solito non è così.